Eder. Mech. Pallister. Una telefonata, quella del misterioso Morabito, assume oggi un rilievo ancora più grande a seguito della comparsa di un nuovo testimone. Nel dicembre del 2008, prima a casa e poi nello studio dell'avvocato Luisa Bordeaux, difensore di Olindo Romano e Rosa Bazzi, un uomo con accento del sud chiamò per esprimere la convinzione che la coppia fosse innocente e che il movente della strage fosse da ricercare in una partita di droga scomparsa del valore di 400.000 euro. La telefonata è stata registrata il 29 dicembre 2008 e indicava il traffico di droga come vero movente del massacro. Per anni non si è saputo nulla della criminalità organizzata a Erba, fino all'indagine Crimine Infinito della Procura di Milano del 2010, che ha rivelato l'esistenza di un locale di 'ndrangheta dedita al traffico internazionale degli stupefacenti. Tuttavia, poco prima della condanna di Como del 2008, la polizia penitenziaria del carcere di Vigevano, dove era detenuto Agius Marzuk per traffico di droga, aveva mandato una comunicazione al tribunale in cui si faceva presente come Agius nutrisse forti dubbi sulla colpevolezza dei coniugi. In seguito, al banco dei testimoni, Agius inspiegabilmente negò tutto e giurò di essere certo che i responsabili fossero Olindo e Rosa. Soltanto poco prima della Cassazione tornò ad ammettere i suoi dubbi. Di recente, Abdi Kais, un tunisino che era residente all'epoca nell'appartamento della Mattanza, ha parlato con i legali della coppia. Ha verbalizzato di una lite in corso tra la banda di tunisini di cui faceva parte insieme ai cugini e agli amici di Azuz, residenti a Merone, e una di marocchini. Tra i due gruppi erano già volate coltellate. Inoltre, la Guardia di Finanza stava indagando sulla banda di tunisini in un procedimento condotto dal PM Massimo Astori, che ha condotto anche l'indagine sulla strage di Erba. Inoltre, è emerso che la 'ndrangheta trattava stupefacenti nella città per un valore di centinaia di migliaia di euro a settimana. Di conseguenza, il traffico di droga e la criminalità organizzata assumono un significato ancora più profondo come possibile movente della strage. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!